La nostra navigazione attraverso il tempo comincia dal canale delle Torricelle. I burci erano le imbarcazioni ideali per il trasporto sui canali. Passato il ponte delle Torricelle, si entrava nel canale fiancheggiato dalla riviera Tito Livio. Questo tratto di naviglio era attraversato da diversi ponti e passerelle. Il portico che si intravede sulla sinistra è l'ex chiesa del monastero di San Giorgio, ora teatro Ruzzante. Qui è visibile un tratto di mura difensive del XII secolo. Davanti a noi l'unica arcata visibile del ponte di San Lorenzo. Questo ponte, di età augustea, era costruito in trachite e pietra di Custozza. Lungo 53 metri, superava con tre arcate il Medoacus, antico nome del Brenta. Con queste immagini ci si può fare un'idea delle demolizioni per la sistemazione dell'area di fronte a Palazzo Santo Stefano e intorno alla tomba di Antenore. Queste due immagini documentano la situazione durante la costruzione della nuova ala del Bo su via San Francesco nel 1938. Si riescono a vedere le tre arcate del ponte romano. Il ponte delle Beccherie attraversava il canale all'altezza dell'attuale via Cesare Battisti. Sul lato sinistro del naviglio erano state sistemate le pescherie. Davanti a noi, adesso, possiamo vedere la passerella Andinoni. Questo è l'unico tratto del canale da Ponte San Lorenzo al Palazzo delle Poste ad avere un accenno di riviera. Qui cominciamo ad intravedere il Ponte Altinate, un altro dei ponti romani di Padova. Era lungo 44 metri. Edificato in trachite e pietra di Custozza, anche questo di età augustea. Attraversava con tre arcate il Medoacus. Dal Medioevo veniva utilizzata la sola arcata mediana per superare il naviglio. Il canale in questo punto passa sotto un ampio ponte piano che fungeva da crocevia tra Corso Garibaldi e le riviere Mugnai e Beldomandi. Questo era uno degli scorci più belli del naviglio interno, merito dei due splendidi palazzi dei primi anni del Novecento. Il Palazzo delle Poste e la sede della Cassa di Risparmio. In fondo, dove il naviglio curva a destra, si intravede l'ormai scomparso quartiere Conciapelli. A sinistra della curva del canale vediamo il Palazzo Arnold, raro esempio a Padova di palazzo cinquecentesco,
con cortile interno e porticato. Attribuito all'architetto Andrea Moroni, conservava alcune grandiose stanze con ricchi soffitti alla sansoviniana, stucchi, affreschi e bei camini. Siamo arrivati alla fine della nostra navigazione sul naviglio interno. Di fronte a noi troviamo una conca detta Porte Contarine, costruita nel 1526 da Jacopo Dondi dell'Orologio, alla confluenza del naviglio con il tronco maestro, per consentire ai natanti di superare il dislivello fra i due corsi d'acqua. Riveste un particolare interesse storico in quanto si tratta di una delle prime conche realizzate in Italia. Una volta usciti da Porte Contarine, ci si metteva nel Piovego. Seguendone il corso, si arrivava fino a Venezia.